Liceo Scientifico Archimede, fondato nel 1925, numero aule 48, laboratori numero 6, corpo insegnante numero 100. Numero alunni 1157, di cui 472 di sesso maschile e 685 di sesso femminile. Due sezioni, bilinguistica e informatica. La scuola è dotata di un sistema telematico BBS. Indirizzi utili. Sede, via Ludovico Ariosto, Acireale. Telefono 60 13 78 60 16 24. Anche oggi ci aspetta una dura giornata di scuola. Io non ho fatto completamente niente. Forse si vocifera che oggi non c'è scuola, c'è Cali, occupazione. Boh, speriamo. Non fanno altro che vedere Triad. È sempre la solita storia. Non so più cosa fare. Ci troviamo all'interno del liceo scientifico Archimede in compagnia del preside, professore Nicolosi. Preside, buongiorno. Buongiorno. Ecco, voci di corridoio ci sono arrivate così e si dice che questo istituto ha una marcia in più perché avete una banca dati vostra, quindi una tecnologia avanzata per un liceo scientifico rispetto ad altre scuole. La ringrazio per la marcia in più. Stiamo provando a metterci su una strada di novità rispetto a quello che è il panorama della scuola italiana. Stiamo tentando di accentuare le realizzazioni sul campo dell'informatica. La nostra scuola è da parecchi anni ormai, da quando è stato avviato in sede nazionale il piano nazionale dell'informatica, che si è immessa su questa via. Abbiamo costituito delle sezioni informatiche, il Ministero ci ha autorizzato ad istituire delle sperimentazioni con l'indirizzo informatico, la Regione ci ha finanziato sin da 7 anni fa un laboratorio di informatica e ci sono dei ragazzi che si appassionano, dei docenti che veramente si impegnano al massimo in questo settore. Ora, dall'anno scorso abbiamo istituito questo nuovo servizio, che è l'istituzione di una banca dati, di una BBS, come si dice in gergo, cioè di una banca dati che è riservata agli alunni e al personale della scuola e alla quale possono accedere però gli utenti attraverso delle parole chiave, servendosi delle linee telefoniche. Noi abbiamo acquistato anche, lo ha deliberato il Consiglio d'Istituto, dei modem, che sono appunto degli apparecchietti che collegati alle linee telefoniche permettono a qualunque utente di collegarsi a questa banca dati, e li abbiamo distribuiti ad alcuni attraverso dei turni, delle assegnazioni a sorteggio, eccetera. Li abbiamo distribuiti ad alcuni alunni particolarmente meritevoli, particolarmente impegnati e versati in questa materia, in modo che gli alunni da casa loro possono collegarsi con la scuola. Ovviamente l'iniziativa è tutta ancora da perfezionare, da definire nei dettagli. In via sperimentale. Certamente in via sperimentale. E naturalmente dobbiamo anche riempirla di contenuti, cioè perché questi alunni debbono collegarsi, cosa debbono chiedere alla scuola. Noi stiamo informatizzando per il momento il catalogo, ma successivamente anche i contenuti della nostra biblioteca d'istituto, in modo che per esempio l'alunno che ha da consultare un libro della biblioteca non è necessario che venga qui
e poi compili la scheda, chieda del bibliotecario e si faccia dare il libro, ma da casa sua attraverso il proprio computer può accedere e farsi mandare a casa proprio il contenuto, ciò che egli cerca, le pagine che gli interessano del libro della biblioteca. E così pure, vero, si possono moltiplicare, teoricamente si potrebbe anche arrivare al superamento, diciamo, del concetto tradizionale di lezione come colloquio diretto tra il docente e l'alunno. L'alunno potrebbe seguire la lezione da casa propria. Naturalmente questo è tutto da venire, veramente a discapito dell'insegnante. Ma adesso saltiamo un attimino banco. Venendo qui in questo studio abbiamo notato un po' di maretta, si è parlato questo articolo 8, questi ragazzi, notifiche che arrivano ai ragazzi, la polizia costantemente ferma qui giorno e notte, come che ci hanno detto i ragazzi, questa occupazione. Ma cosa sta succedendo in realtà? In effetti è un momento difficile per la nostra scuola, non solo per la nostra scuola, ma a quanto sento per tutte le scuole d'Italia. C'è del malumore da parte degli studenti. Ma cos'è questo articolo 8? L'articolo 8 è un dispositivo che prevede la razionalizzazione della rete scolastica italiana, per cui si arriverà alle abolizioni di classi, addirittura di interi istituti, quando questi istituti sono ritenuti economicamente improduttivi. E si arriverà anche a dei tagli alla spesa che riguarda la scuola, per cui ovviamente gli utenti della scuola, che sono gli alunni, manifestano il loro malumore, la loro amarezza per tutto questo. Quindi hanno ragione, tutto sommato. Nel fondo sì, nel fondo non si può dare torto ai ragazzi. Quello che noi discutiamo e contestiamo sono le forme con cui protestano, perché non crediamo che sia questo il modo migliore per avere ragione. Noi, quale allora? Ma si potrebbe fare un fronte comune tra tutte le componenti della struttura scolastica, alunni, docenti, personale della scuola, dirigenti scolastici, e si potrebbero avanzare delle forme di protesta diverse, comprese per una testimonianza assidua della scuola, ma non si deve mai permettere che, diciamo, questa protesta sia l'alibi, sia il pretesto perché si giunga ad un lassismo, si marinino le lezioni, si disertino i corsi scolastici. Ma la presenza della polizia mi sembra un attimino un po' così, un po' fuori dalle righe, voglio dire. Quando in una protesta di questo genere si è interessato un istituto come il nostro, con 1200 alunni, si vengono a creare anche dei problemi di ordine pubblico e di sicurezza, per cui penso che la polizia ritiene prudente sorvegliare anche da lontano questi movimenti generali. Ok, noi ringraziamo il preside Nicolosi, abbiamo raccolto la sua prima battuta. Eccolo. Scusate, illustri uomini, potete lasciarmelo per le ultime parole famose? Sì. Sì. Grazie. Allora, tu sei? Giuseppe Massimino, rappresentante degli studenti del liceo scientifico da Cireale. Piano, calma, tranquillo. Senti, secondo il tuo punto di vista, cos'è che sta accadendo in questo istituto? Si stanno boicottando sotto tutti gli aspetti. Dalla segreteria ci dicono che abbiamo chiesto il collegio dei docenti e non ce l'hanno dato. Non ci hanno dato nemmeno, non si sono nemmeno riuniti tutti i genitori. Non ci hanno concesso la magna per fare delle riunioni. Si stanno boicottando. Quindi essenzialmente sono motivate le vostre richieste, non sono i classici scioperi, le classiche occupazioni per non far scuola. No. Per non far lezione. Certo, le nostre richieste sono motivatissime. Abbiamo stilato oggi stesso un documento che abbiamo fatto girare alunno per alunno, dove abbiamo espresso i punti per cui in questo momento stanno protestando in tutta Italia e i punti per cui dovremmo protestare anche all'interno del nostro istituto. Ok, ma so che tu rischi parecchio, cioè sei quello più esposto. Qui sono tutti i tuoi sostenitori. Vediamo se la pensano. Ragazze, che volete questi ragazzi? Che facciamo di questo ragazzo? Sono tutti i tuoi servitori, cioè non si espongono assolutamente. Si espongono. C'è omertà totale. Hanno paura, hanno tutti paura. Sì, ma lo sosteniamo tutti. Ma io non lo sento, cioè qui mi sembra che questo. Lo sosteniamo tutti, dai ragazzi, dite. E io vedo molto omertà invece. Non è vero, non è vero. Vedo che Giuseppe Massimino è l'unico che si sta esponendo.
si sta esponendo a dire le nostre cose, cioè a parlare a posto nostro, ma in ogni caso anche noi la pensiamo come lui. Comunque tu ovviamente ti assumi tutte le responsabilità di ciò che stai dicendo. Sono maggiorenne, quindi ti assumi le tue responsabilità. Mi assumo le mie responsabilità. Va bene. Speranza che gli altri siano con me. Vabbè, casomai io ti vengo sempre a trovare in quel posticino lì. Dove? A Piazza Lanza. Può darsi. Abbiamo scoperto, anche se non era una novità, che all'interno dell'Archimede vi è un sistema telematico altamente sofisticato. Vediamo un pochino se troviamo il responsabile. Lo siamo? Buongiorno, professore. Entriamo? Disturbiamo? Vedo che era al lavoro con il sistema BBS, questa innovazione che l'Archimede possiede da qualche mese. Ce ne vuole parlare? Vuole dirci qualche cosa in merito? Stava abilitando un nuovo utente, un certo Enzo S, con user di Enzo S. Bene, questo qua in effetti è un'innovazione nelle scuole. Infatti. Come funziona? Gli alunni come ne possono usufruire? Ecco, noi come consiglio di istituto abbiamo deliberato di dare la possibilità agli alunni di poter accedere. Infatti diamo in prestito per 15 giorni dei modem che poi girano internamente alle varie classi, per dare la possibilità di poter accedere alla nostra banca dati. È una banca dati, quindi i ragazzi possono prelevare i dati e i programmi che ci stanno inseriti nella nostra banca dati, possono lasciare dei messaggi. Anzi, addirittura la settimana prossima deve venire la Telecom per installarsi due linee telefoniche e quindi dare la possibilità a due utenti in contemporanea di potersi collegare e addirittura, facendo nodo con la nostra scuola, poter dialogare tra di loro, cioè dialogare, comunicare, diciamo. E quante aree possono sfruttare gli utenti? Sono circa 32 aree in cui ci stanno programmi di antivirus, programmi di italiano, di letteratura straniera, precisamente Shakespeare, c'è programma in Basic, in Pascal, Turbo Pascal, Pascal. Ecco, dopodiché ci stanno programmi di astronomia, di geografia, geologia, parecchia roba. Addirittura ci stanno anche delle notizie a livello attuale. Ad Acireale quante siete le scuole ad averlo? Ma io estenderei il discorso. In Sicilia sicuramente siamo gli unici e forse anche loro nazionale. Grazie. Discussioni degli studenti. Se io sento oggi non si doveva entrare, oggi non si doveva fare lezione, ma che è sto fatto? Chi è sto fatto? Non si doveva fare lezione perché è stata indetta un'assemblea straordinaria e si doveva partecipare. E voi? Vi siete immolati per la patria? Noi era Cireale? Sì, noi abbiamo partecipato, altri compagni non hanno partecipato, quindi questa era la mia ira. Ma tu entri in classe con questi occhiali, fai... No, i professori non me lo permettono purtroppo. Lo credo bene. Ecco, perché cosa hanno di strano? No, niente, fantastico. Infatti, grazie. Vabbè, ma non è finita la dichiarazione, tu cosa fai qui sotto? Io sono occupante. Ah, occupi? Sì. Cosa occupi? Però nel cortile, purtroppo. Cosa vorresti occupare? L'istituto. Speriamo. Infatti. Ciao. Questo è suo, spione stronzo. Prova a chiudere gli occhi e ad immaginare qualcosa di bello. Cosa vedi? Ma è
una cucina. Sì, è la tua cucina, una cucina SG. Puoi scomporla, ricomporla. In questo spazio ampio puoi risolvere così. Qui puoi adattare questo pensile, qui puoi abbassare, qui puoi alzare. SG, la fabbrica dei tuoi sogni. Fino al 31 maggio, super agevolazioni per i giovani sposi o per il cambio della tua vecchia cucina. Mi piace. I profumi e i sapori del buon tempo passato, l'allegria del pane cunzato mangiato in compagnia, la fragranza inconfondibile di una pagnotta appena sfornata, il pane con la sua crosta dorata e croccante e la sua mollica leggera, ti aspettano al forno in pietra di Giuseppe Santa Maria, produzione di pane a lievitazione naturale, villaggio Sferro, a 2 chilometri dall'uscita autostradale Gerbidi, sulla Catania-Palermo. Puoi prenotare il tuo pane telefonando allo 095 62 13 23. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Ma sei tu, tesoro, se ovviamente ti servirai da Color Shop, dove troverai tutto per la cura e la bellezza dei tuoi capelli. Grazie, Orazio, sei un angelo. Color Shop, via Padova 49, Catania. L'indifferenza dello Stato. Il costo del numero riservato ai bambini. L'insufficienza delle donazioni di privati e aziende. Condannano a morte Telefono Azzurro. Il 31 dicembre Telefono Azzurro chiude. Scusate il disturbo. Ich soll mir keine Sorgen machen. Ich kann... Wie skandaloso. Non fanno altro che vedere triadi. È sempre la solita storia. Non so più cosa fare. Professore, innanzitutto buongiorno. Si presenti al nostro pubblico perché magari io la conosco, molti no. Lei è? Il professore Peluso Francesco. Insegno al triennio letteratura italiana e latina. Quindi materie prettamente umanistiche. Professore, le volevo chiedere, abbiamo saputo, secondo voci di corridoio, che è stato rifiutato il collegio dei docenti, il preside ha rifiutato questa riunione del collegio e anche quella dei genitori, mentre sappiamo che quella di istituto è stata portata avanti, ma non sono invece maturate quelle che erano le cose più importanti, cioè praticamente non si è risolto come al solito quasi nulla. Lei ha tal proposito ha qualcosa da dire, ci vuole un po' spiegare perché il preside ha rifiutato questa riunione del collegio docenti, che sappiamo è un qualcosa di straordinario che si chiede, che però in vicende così importanti come in questo caso si tratta di un'occupazione, il preside poteva anche ben accettare. Ma guardi, io non è che abbia seguito con particolare attenzione questo aspetto della cosa, e a quanto ho capito lei si riferisce alla situazione dell'occupazione dell'istituto da parte degli studenti. Devo dire che in ogni caso è stato convocato, questo senz'altro, un consiglio d'istituto straordinario, aperto, al quale hanno partecipato, oltre ai componenti del consiglio, ovviamente anche rappresentanti dei genitori, così che possono, sono entrati liberamente, e anche tanti altri studenti. Si è cercato di trovare una base di confronto, ecco, per magari risolvere il problema su basi diverse, perché quello che abbiamo sostenuto noi, diciamo, rappresentanti dei docenti, rappresentanti dei genitori, era che sicuramente ci sono molti motivi per condividere una protesta, ci siamo anche posti il problema del funzionamento, della acquisizione, dello studio degli studenti, e quindi abbiamo cercato di suggerire loro forme alternative di protesta che non li danneggiassero dal punto di vista dell'apprendimento. Al di là di questa porta c'è la pietra miliare di questo istituto, l'aura di informatica. Vediamo cosa ci aspetta. Gioca. Andiamo un po'. Bambino. Alfio, tu di computer ne capisci qualcosa? Sì. Quanto? Quanto c'è la tastiera. Perfetto, c'è qualcosa. E qui dentro quel che serve puoi trovare.
Scusa, cosa stai facendo di bello? Un programma system. Cioè? Programmi di sistema di informatica. In cosa consiste? Bisogna per individuare il sistema con varie formule. Ma sei bravo in questa materia, attenzione, ti sta guardando il tuo professore. Ma hai la faccia da bravo, diciamo. Ma non tanto. Il nostro laboratorio di informatica è dotato di rete in modo tale che l'insegnante dal suo computer può dialogare con i singoli posti macchina e viceversa, e nel contempo può trasmettere dal suo tavolo con tutti i vari posti macchina. Ah, che bello, che futuro. Ragazzi, che classe siete? Seconda. Ma è facile, difficile utilizzare il computer? Insomma. Le strutture rispondono perfettamente alle vostre esigenze? Sì. Ti piace, ti appassiona? Sì. Ecco, una domanda penso scontata, ma preferisci studiare sui libri o utilizzando il computer? Sono tutte e due cose, anche il computer è interessante. Sì, preferisco il computer, sì. Ma anche i libri comunque. Ma pensi che questo discorso di saper utilizzare il computer un domani, in un futuro lavorativo, io mi auguro per te imminente, ti possa agevolare, ti possa aiutare? Penso di sì, perché ormai i computer sono in tutti i posti, sì, penso di sì. Posso schiacciare un pulsante? Sì. Mi sento realizzato. Ciao. Puoi non uscire, il tuo maestro lo puoi vedere in uno schermo. Siamo arrivati, grazie al passaggio. Hai studiato oggi, Orazio? Che sai ancora? Vediamo un po' di distrarci. Desiderate? Veramente vorremmo entrare. Ci vuole la tessera del locale. Quale tessera, scusi? Noi non abbiamo tessera. Dovete essere soci del locale. Tu sei socio del locale? No. Mi dispiace. Siete accoppiati almeno? Forse. Sì. Accomodatevi. Grazie, buon uomo. Vi porto immediatamente il menù, ok? Grazie. Peppe si spovera. Dopo 55 minuti ritorna il cameriere. Desiderate allora cosa prendete? Non lo so, Alfio, tu che vuoi? Non stiamo giocando, stiamo lavorando. Che dovete fare? Ordinato? Niente, che dobbiamo fare? Giochiamo o non giochiamo? Che gentilezza, non abbiamo parole. Questa è la prerogativa del nostro locale. Se vi piace, se non vi piace, non vi piace. E allora cosa ordinate? Il conto, grazie. Sì. €285.000. Scusi, ma non abbiamo preso niente, siamo stati solo seduti. Il sedersi basta, €285.000, pagate subito o immediatamente? Ma scusi... No, non paghiamo. Non pago. Ma scusi, io non ho preso niente. Non pago. Che sta facendo? Ho paura. Avanza. Aiuto. Scusi, Educato! Scusi! Cameriere, scusi!
Preside, voto 8, per la linea ferrea. Professori, voto 4, per le idee poco chiare. 7 meno, perché sprovvisto di videogiochi. Kamikaze, voto 10, per il coraggio. Cervello elettronico, voto 10, per l'avanguardia. Volpe con due piedi, voto 8, per la rarità. Occhiali, voto 3, perché Arlecchino li sta ancora cercando. Grande alunno, voto 8, per la dolcezza. Picnic, voto 3, per l'erba. Piercing, voto 2, per la mancanza di spazi cutanei. Assemblea, voto 9, per i buoni propositi. Bancales, voto 6, per la trama. Alessia, voto 1,5, per il miracolo. Comodamente seduti a casa, eccoci a fare l'angolo della posta. Abbiamo in mano quelle che sono le lettere più simpatiche della settimana. Salutiamo Alessandro e Marco che ci scrivono dal Gemellaro. Il loro problema è cambiare scuola o no? L'indirizzo del Gemellaro non sembra fatto per loro. Altro saluto affettuoso per Antonella che ci scrive e mi scrive una bella lettera. Passo la parola al qui presente Angelo. Sì, allora io ringrazio velocissimamente Monica, Simona e Laura che in pratica scrivono: carissimo Angelo, ci piacerebbe tantissimo conoscerti, guardando appunto Triade ci siamo tutti e tre innamorate di te, anche se per noi è a dir poco impossibile poterti conoscere, diciamo insomma così impossibile non è. Vorrei fare vedere anche quello che hanno disegnato, perché hanno messo impegno in quello che hanno fatto. Tre big per Angelo con farfalline. Big Burger? Sì, mi piace tanto. E io così passo ad Orazio Torrisi. Ecco Orazio, sta lavando i piatti, a te la parola. Non grazie, ho appena finito di lavare i piatti e io saluto una che si definisce così collega piemontese. È Elena, ha 27 anni e fa tantissimi complimenti, d'altronde sicuramente sarà molto competente in materia televisiva. E a parte farci tanti complimenti, una piccola critica alla scaglia contro il nostro caro Alfio, talvolta qualche critica anche costruttiva, quindi magari la ringraziamo e basta, forse è stato un po' troppo critica, devo dire. Comunque io la ringrazio, per quel che vi riguarda vi invito sempre a scriverci a Triade di via Teseo 11, Catania. Alla prossima. Buon Natale da Triade ed un saluto speciale anche da me. E buon Natale a tutti voi da Triade, già, e adesso senti il suono come va. E buon Natale da Triade ed un saluto speciale anche da me. E buon Natale a tutti voi da Triade, e speriamo che il babbo quest'anno porti un po' di pace. Pace nelle strade della mia città, guarda qui, guarda là, gli alberi addobbati a festa sono già. Sentimi, seguimi, le scuole chiuderanno per un po', e quello che devo fare già lo so. Rappo su una base, ACCS, bella lì, caccio la mia rima, mi rilasso, zero stress, sono qui, col microfono stretto nella mano. E quello che devo dire amico, oh, vacci piano. Il Natale non è solamente un panettone, andare a giocare a carte e vincere qualche centone, o magari puoi vedere la alba per capodanno, così cominceresti il nuovo anno con l'inganno. Inganno per chi crede che sia tutto rose e fiori, a noi è andata bene ma per altri sono dolori. Per questo qui la Alfa spera in un buon Natale, che porti un po' di bene a chi continua a stare male. Buon Natale da Triade ed un saluto speciale anche da me. E buon Natale a tutti voi da Triade, già, e adesso senti il suono come va. E buon Natale da Triade ed un saluto speciale anche da me. E buon Natale a tutti voi da Triade, e speriamo che il babbo quest'anno porti un po' di pace. Pace nella Bosnia per i bambini, nel loro incubo reale svaniscono i cecchini. Ti sveglino magari col giornale fra le dita che riporti la notizia, la guerra è finita. Ma questa loro occhio appare come un'utopia, sai, non credono che il babbo possa fare una magia. E anche se così fosse ce ne vorrebbe tanta, per chi uccide e si nasconde in una guerra santa. Le luci intanto annunciano la festa, ma resta un gusto amaro perché c'è chi manifesta rancore, già.
non ha riposo. L'intolleranza del colore è ancora un male contagioso. Per questo il Natale per me vuol dire nuova vita. Se qualcuno l'ha inchiodata, mai aperta la partita e ritorna ogni volta per dimostrare al mondo che per tutti c'è una svolta. Credere e lottare, imparare a nuotare nel mare dell'insidia che ti vuole formare. Non importa se qualcuno non ascolta ciò che ho detto, questo dirò gelosa, metto il sogno nel cassetto. Il sogno di un ragazzo che può solo libertà, per lui e per chi ancora libertà non ha. Per questo qui la affa dice a chi mi sta a sentire: ragazzi, buon Natale, siete voi l'avvenire. 1995, l'Alfa augura buon anno e buon Natale a tutti. Ringrazio Alfio, Angelo ed Orazio per avermi dato in triade un po' di spazio. E ricordo che questa non è una poesia, neanche filosofia, ma è solo ciò che penso. Ciao, sono via.